Ciao a tutti e bentornati. Questo è il quarto episodio di The Walking Dead, A New Day. Siamo qui ancora in questa stanza, dopo che abbiamo provato ad aprire quella porta che si è rivelata bloccata. Piccolo, diciamo, piccolo briefing. Ecco, adesso andiamo subito, per continuare i dettagli che ci siamo lasciati dietro dall'altra volta, notiamo subito che questa foto ci prova come quello che avevo detto l'altra volta è proprio vero a tutti gli effetti. Trova una foto di famiglia e lui la strappa per evitare di. Ecco, subito viene sgamato. La strappa per evitare di essere visto, perché lui non si sa per quale motivo cerca di rimanere sul vago il nostro personaggio lì. E io cerco di mantenere la linea vaga. Però I know who you are. mi sgama, vedi? Mi You're Lee Irvin. conosce. You're a professor at Athens who killed a state senator who was Proprio mi sleeping on the conosce roof. meglio di me. This is your parents' store. Mi dà Folks around tutta. town know Mi dà the owner's tutta, mi son who got in racconta trouble tutta la last night. storia della You're mia a reporter vita, for WAD. i giochi che facevo da bambino e Pay tutto il attention to that resto. Sì, child. mi sta. Maybe you'll emerge Probabilmente era better off. una mia compaesana che non Maybe that was the seed that conoscevo, might come abitava in questo handy. paesaggio di merda. E Did you sai, say you praticamente found questo è out il who mio you were or negozio, that you were tied to this place? però sembra che mi copirà. Sticking to first names for a reason. Comunque, ragazzi, abbiamo visto come il gioco si sta rivelando sempre più You seem interessante. like an okay A guy, parte in and the last thing we need is questo, drama out there. diciamo, in questa You've ricerca got di this little girl indizi to che take care si of. sta un po' dilungando, Don't make me e murder che a un this. certo punto diventa anche dubbia, Good, Claire. perché, Good. Because if come this vedrete lasts longer than a few successivamente, days, saremo in una you're a stanza detriment to the alla group. ricerca di We have a oggetti. problem. Ecco, fatto, mi è arrivata Shoot. un'email, scusate. I'll just keep it Siamo in una myself. stanza alla ricerca di oggetti e potrebbe essere anche dubbio perché non c'è un vero e proprio You indizio can't, di dove I trovarlo, perciò suppose. saremo We don't costretti have a many other frugare options. ovunque, cercare indizi, parlare con la gente. Sarà una cosa abbastanza lunga e probabilmente noiosa. Per questo ho mandato un pochino veloce il pezzo in cui sono alla ricerca di indizi per sbloccare un po' la situazione. Comunque, frughiamo un po'. Non si sa come mai lei è scomparsa dalla stanza, è entrata e uscita come un fantasma. Riproviamo un po', non si sa mai. Excellent. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Abbiamo capito lì, ci sarebbe la chiave, ora la scegliamo. It's the remote to my dad's TV. Oh, un telecomando. Appiccia un po' il TG5. That's what I figured. Ragazzi, non so, voi non lo potete sapere perché non That's what I siete, figured. non avete l'account del mio canale, però ho visto che questa serie è più seguita. Vi racconto, vi dico gli episodi in cui i paesi in cui è seguita. Allora, sto leggendo dai miei dati di YouTube. Allora, il Okay. primo episodio, il secondo e il terzo primeranno lo Lee? stesso numero di visualizzazioni Yeah. intorno al centinaio, You're not delle quali bad, right? 80 per 1 in Italia, Why are you asking me that? 10 negli Stati Uniti all'incirca. E il resto, tipo in paesi come Perù, Brasile, Bolivia. Cioè, ragazzi, ho visto perché probabilmente penso che, siccome alcuni termini italiani e spagnoli uguali sono uguali, nella ricerca di YouTube ha portati nel mio canale. Oppure perché qualche simpatico in italiano ha messo la propria residenza in Brasile o in Bolivia per far simpatico. Comunque, vabbè, non si sa. Proviamo a pensare che il mio canale si sta internazionalizzando così presto che scende così, così felici. Ecco, sì, loading. Quanti caricamenti ci sono in questo gioco? It's not much, but here. You Tieni. sure? Yeah, Sono you're bravo, ti quite a do bit of una piccola stress. barretta. Thanks. That's really sweet. Questa, ragazzi, non è male, eh. Se si potesse taunare, non sarebbe. Ma anche quell'altra che ci ha sgamato. Cioè, io sopra il pipalle tutte, ora se ci riesce, si pipono tutte, dai, tranquilli, con la Hey calma. there. This is Glenn, and I'm kinda in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the Ecco, Glenn phone? che ci Or on the contatta. talkie or whatever? Scusate, stavo leggendo anch'io perché What's volevo up? commentarvi in diretta. So I'm down at that motor inn, and Ecco, I'm praticamente stuck. Glenn ci dice, se non avete letto Yeah, l'inglese, yeah. che lui si trova in un motor Please, inn, let's quindi get una out of here. specie di motel, se si può Nobody definire wants così. to jump on me. Penso sia quel motel in Shoot, cui but you won't. andava a cercare la What's up? benzina. Glenn's trapped E down praticamente ha there. detto che c'è una donna Right, intrappolata. Glenn. E No allora la talking. nostra Don't sit missione down to ora couches, più all right? estrema sarà andare ad I'll aiutare take la care of donna che è that. stata trovata da Glenn mentre andava in cerca della Go benzina. on, Quanto è Glenn. complicato questo gioco! Okay, I'll take good care of it. What do you think? I think Quanto è Glenn's okay complicato! around zombies. You
Se non ci fossi io che ve lo spiego. Dead eye down to the motor inn, get Glenn and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Eh sì, va bene. Va bene, sì. Andiamo alla ricerca di cose. Sì, a volte neanche io capisco tutto quello che mi dicono, perché lo so un po' l'inglese, ma tutte le parole non le so, perciò quando non capisco facciamo finta che non importi. Toh, pietra la batteria. Però ne manca un'altra, cavoli. Io ero tutto contento. Ho trovato la batteria! No, ne serve un'altra. Gli do il telecomando, le amici. Cosa ci faccio col telecomando? Questo telecomando proprio, cioè, addirittura... Ora voi non lo potete vedere perché sarà una parte velocizzata. Ci sarà una specie di lucchetto e c'è l'opzione puntagli col telecomando. Ci ho puntato perché volevo vedere cosa succedeva. E ovviamente si fa, non succede niente. Cioè, ma lì, ma cosa ci stai provando a fare? Va bene, dai. Andiamo un po' fuori a vedere che succede. Andiamo con questo tipo, Duck. Andiamo fuori, no? Andiamo. Andiamo! Si va a fumare una sigarettina, da tanto che non si fuma. Visto dentro c'è Fiori. Quanta gente che passeggia, Bello gente, bello quello, Questo qui in primo piano non è male, c'è una bazza un po'... Oh, questi mangiano. Fanno il barbecue. Ecco, perciò sto ignorando un pochino l'obiettivo, che era quello di andare subito da Glenn, non perché per mia disinteresse nel seguire l'obiettivo, ma perché siccome questo tizio mi ha detto andiamo fuori, pensavo mi conducessi da Glenn, non a fare un piccolo, diciamo, una piccola sortita esplorativa. Ora io furbo come sono, visto le televisioni, provo a accenderle, però non mi riesce. Infatti me lo chiedo anch'io se ci si può fare qualcosa. Poi scappa Dario, fa lo splendido e dice che ci riesce. Cioè, io non ho capito perché. Cioè, lì, ma che sei stupido, non ti riesce più, c'è il pulsante rosso. Ah, ecco, perché si ricorda il codice di ogni televisione. Bene, non è che fare. Sperando che questa luce distraia i zombie, ma sembrano abbastanza disinteressati. Mi importa una sega, mi. No. Mi garba abbastanza. Gli si metterà un pornazzo. Magari quello gli garba le più, che dite. Mo ci si prova, eh. Guarda quello. L'unica cosa che possiamo fare è guarda quell'altro. Il negozio di armi sarebbe male andarci. Bravo lì. Comunque, siamo qui fuori. E cosa il nostro obiettivo, a parte quello di Glenn, è trovare queste maledette chiavi. Queste maledette chiavi. Quelle chiavi che ci devono andare a pigliare, quelle cazzo di nitroglicerina per quel nasone. Anche se messa sul cazzo spero che muoia, però bisogna farlo perché la sua figliola è buona, tocca accontentarla. Allora noi che si fa? Siamo qui fuori a guardare, ho visto sto mattone, dico proviamo a pigliarlo. Tante volte lo posso tirare da qualche parte, però non ci arriva perché... La porta è chiusa, vedi? Ci provo col telecomando, ma non si apre. Guarda là. Mannaggia. E allora... apriamo un po'. Qui c'è l'opzione confronto con la foto. Vedo che quello è il mio fratello, diventato anche lui uno zombie, sotto un palo. Lì fermo, tranquillo. Ecco, vedi furbo, lì dice, quel ragazzo lavorava nel negozio. Come non lo conoscesse. Ho trovato sta foto, c'è sta foto nel negozio. Magari ha le chiavi. E infatti dobbiamo andare a cercare quelle cazzute chiavi in quel nostro fratello lì, tranquillo, sotto il palo. E l'obiettivo principale sarà aprire sta cazzo di rete metallica.
Proviamo a prendere il mattone. Io pensavo, dico, ora prendo il mattone, lo tiro su una vetrata, i zombie vanno tutti lì alla televisione a guardare TG5, Emilio Fede, TG4, Rete4, perché c'è Mentana. E nel frattempo guarda che ha le chiavi. Poteva essere una cosa furba, però come cazzo si prende sto mattone? È 2 ore che ci provo, chiacchieriamo con lui, però non ci va. Ragazzi, questi giochi sono fatti per rompecoglioni. Poi fosse stato in italiano ci sarei arrivato prima. Oggi sono un po' arrabbiato perché ora vedrete che ci saranno 3 minuti di filmato mandato al 500%, quindi che sono 3x5, 15 minuti, in cui vado dentro casa e rovisto il mondo perché non so come cazzo aprire sto fottutissimo coso. Io ci sto provando in tutti i modi. E vedi, anche lui ne riesce. E perciò in questi 15 minuti, che per voi saranno 3 minuti per fortuna, tenterò di fare questa ricerca disperata, trovare un qualcosa che sblocchi la situazione, che siamo in un momento di stallo, ragazzi, è critico. Dopo nei 4 episodi, per la prima volta siamo in un momento di stallo. Questo gameplay che ora andiamo dentro, andiamo a cercare. Questo gameplay che per ora è stato abbastanza liscio, ha filato bene, adesso si è un po' bloccato, mi dispiace. E comunque adesso facciamo questo bellissimo giretto super veloce, chiacchieriamo con tutti. Ah, godetevi la canzone di sottofondo. Tra l'altro questa canzone è presa da un canale di YouTube che mette canzoni senza copyright, alla facciaccia di YouTube, merda, che tutte le volte ho sempre paura che mi mandi l'avviso. Allora, riprenderò sempre lo stesso sito. Mi metto il link del canale in questione nella descrizione. Lo dirò anche al mio amico Bad Lod che ricercava queste canzoni senza copyright. Poi sono tutte belline rifatte. Fanno proprio bene questi ragazzi a farle, perché penso siano un gruppo di DJ che copiano le canzoni esistenti e non gli frega un cazzo dei loro diritti. Questi benefattori. Questa gente che ci facilita la vita. Come quelli che ai bei tempi di Mega Upload mettevano le loro. Cioè, la gente, noi ragazzi, diceva: andiamo a guardare film e streaming. Tanto c'è, siamo sicuri, c'è qualsiasi film. Tipo pure, che ne so, The Walking Dead. Chi n'aveva Sky, che faceva? Andava su Mega Upload, su Mega Video, scriveva il nome dell'episodio, della serie, lo cercava. Ma uno non ci pensava che dopo 2 ore che era stato trasmesso era già online. Quindi c'era uno con l'HDPVR collegato alla televisione. Registrava l'episodio e lo metteva subito online. Ma cosa, cioè, è una cosa faticosissima, cosa ci guadagnava? Cioè, a parte che tutti gli mandiamo tutti i nostri ringraziamenti, lo stimiamo tanto, ma io non lo farei mai, penso nessuno. Cioè, consumava il computer perché per processare un video ci vuole, ragazzi, io sto processando 20 minuti per volta, ci vuole tanto, ti consuma ogni cosa. Poi ci vuole anche la pazienza, ti occupa il computer per 4-5 ore, ma anche più. E poi ci vuole, ma che sei? San Francesco. E comunque noi ringraziamo che senza quei bravi tizi non avremmo più visto niente di online. Adesso comunque la FBI ci ha pensato e il loro lavoro è quasi inutile. Vabbè, adesso siamo di nuovo a velocità normale, perché finalmente abbiamo sbloccato la situazione. Siete contenti? Guardate là. Momento di silenzio, catarsi, concentrazione, meditazione. Rullo di tamburi. Cosa vedo? Una batteria, sì, cazzo! Prendila lì! Dalla quella lì! Dagliela! Poteva anche cercarla anche lei, però è stupida, madonna, mi è toccato. Ho girato in questa stanza in lungo e in largo. Come facevo a vederla laggiù sotto, nascosta? Comunque adesso abbiamo sbloccato la situazione e siamo tutti allegri e soddisfatti. Andiamo subito dalla donna. Qui so io che non avevo ancora capito che era la cosa fondamentale era questa batteria, perciò cercavo ancora altri indizi. Mentre mi avvicinavo alla donna, dico: tanto è per la strada, fammi controllare un po' tutto. No, I'm sorry to hear your loved No! one was eaten by the living dead cards. Eccoci! And here's the Ficcala note. dentro! Should be able to get it to work now. Sì. Ragazzi, spero che voi stiate godendo con me. Hey there.
Better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, so will. Sì. Abbiamo controllato tutto. Yeah, I can't figure it out. Questa non riesce a fare una sega, madonna. Manca far funzionare l'orario. Adesso, come nel terzo episodio, mostreremo la quanto sarà stato lì. Stavolta senza bisogno niente, subito le batterie perché siamo intelligenti. Bene, ci sono, tutto a posto. E ci diamo perché lei è una mongoloide. Ma comunque, ragazzi, questo è uno scherzo che potete fare ai vostri genitori, ai vostri amici. Andate in casa loro e gli cambiate il verso delle batterie del telecomando. Così loro andranno a smuovere la TV e non gli farà. Controlleranno le batterie e saranno a posto. E questo sarà uno scherzo bastardo da fare. Comunque, ascoltiamo un po' le news. Sì, sono tutte delle cose tipo, cerco, ti suggeriscono di stare in casa, di non contattare nessuno, qui e là. Andranno fuori onda perché per qualche strano motivo, probabilmente entreranno i zombie dentro, li mangeranno tutti. Dio vi benedica tutti, Stati Uniti da Mer è morto, tranquillo, vai, a posto. Comunque. Adesso che la situazione è abbastanza sbloccata, perché finalmente potremo fare qualcos'altro oltre che vagare in questa stanza, spero che abbiate notato che oggi sono molto pimpante e allegro, perché finalmente sono in modalità diurna, non sono le due di notte come avete abituato, come siete abituati a sentirmi, perciò posso urlare, berciare, gioire. Praticamente siamo io e il mio cane in questa stanza, con le finestre aperte, gli uccellini che cantano, nessuno in casa, possiamo urlare... tranquilli, tutto a posto. Che bello. Gli episodi notturni con la voce bassa così. Che non posso fare niente. Ora magari uno fa... Guarda, sei talmente noioso che era meglio quando parlavi piano. Che a me non rompe i coglioni. Tutto a posto. E comunque adesso siamo all'esterno. E ci stiamo andando finalmente dal nostro amico Glenn. Che non si sa dove... Non so se lo... Dove cazzo è? Eccolo. Sì, vi ho sciupato dal suspense, eccolo. Ciao, Glenn. Scusate, ragazzi, comunque è tutto a posto. Siamo qui fuori. E adesso andiamo a salvare la ragazza. Facciamo il nostro dovere di buon sopravvissuto. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these... Qui ci dice praticamente una donna che dice di essere stata morsa, e provata a convincerla, ma si è chiusa dentro. Perciò adesso noi... Glenn suggerisce bastardamente di lasciarla lì, andarsene. E dice lì, invece dice che lui la salva anche da solo. Che eroe. Diamo qui un bello sguardo a tutta la situazione. Comunque, ragazzi, l'episodio sta volgendo al termine. Perché, sì, ormai durano 20 minuti, lo sapete. Perciò vi saluto. Mi raccomando, pollici in su per questo video diurno per Tiger Boss Allegro. Finalmente l'avete sentito. E ci vediamo al prossimo quinto episodio. Ciao a tutti, ragazzi.